Nuovo appuntamento con la Lega Calcio Interschool. Siamo qui con il nostro Peppe Di Giovanni, che ha commentato per noi l'incontro sfida salvezza tra i Franziskaner e New Team. Benvenuti amici sportivi a questo appuntamento. Ciao Davide, ciao a tutti. Per questa partita fra due squadre che navigano nei bassi fondi della classifica, erano vitali 3 punti per una delle due squadre. Oggi la partita se la sono giudicata i Franziskaner con una prestazione coriacea a tutto campo. Fin dai primi minuti i Franziskaner l'hanno premuto e hanno trovato dei legni. Prima il palo di Maiorca, palo esterno, dopo la percussione di Spinelli con l'ottima respinta di Guastella, e poi nuovamente la traversa di Spinelli con una semigirata sull'imbeccata dell'eccellente Nanni Maiorca. L'1-0 è nell'aria perché la New Team non riesce ad ingranare, assente D'Agostino, e soprattutto la New Team rimpiange l'assenza, quella che ormai sarà stagionale, quella di Davide Di Martino, che ha lasciato la New Team, e si vede che non c'è più la qualità e il talento di questo fantastico folletto che ha praticamente distrutto la Serie B apertura 2009-2010, quando portò la squadra in Serie A. Mineo e Dimitri non sono riusciti a incidere oggi, sono due giocatori fantastici. Io apprezzo sempre il tocco di palla di Mineo, gran sinistro, grandi spunti, ma oggi è stata annichilita la difesa attenta dei Franziskaner, orfana di Savasta, ma con i due ottimi centrali Siracusa e Scalino. L'1-0, dicevo, è stato di Spinelli. Hanno continuato ad attaccare i Franziskaner, ma è arrivata la reazione della New Team 8 dalla fine, quando si è fatta vedere con Mineo, con una doppia giocata di Ferraro, con la doppia risposta di Nencini. E proprio quando il signor Vicari stava fischiando la fine del primo tempo, è arrivato l'1-1 di Dimitri con un destro dal limite, destro sporcato da Siracusa, è finito in rete. Sembrava lo scossone per il New Team, che finivano questo primo tempo con l'inerzia completamente favorevole, e invece il secondo tempo è completamente appannaggio dei uomini di Spinelli, che trovano il 2-1 partendo da un mischione in aria Franziskaner. La New Team non riesce a concludere, Ferraro perde palla malamente a metà campo, Maiorca si invola cost to cost e con l'esterno batte in uscita Guastella, 2-1 per i Franziskaner, che rischiano un poco con il sinistro di Mineo, con le azioni, le folate anche di Dario Miceli, ma il 3-1 arriva con Spinelli che si allarga sparando un destro all'incrocio, si allarga, evita il diretto avversario che mi sembra sia il capitano Marco Miceli, su una palla persa da Mineo. Mineo reclamava un fallo, ma forse doveva essere un po' più duro nel portare avanti questa azione d'attacco. Il 4-1 è lo scambio fra l'uomo a tutto campo dei Franziskaner, il polmone di questa squadra, Peppe Liberto, che scambia con Spinelli e regala al capitano la gioia della tripletta personale, la gioia della rete del 4-1. Il 5-1 è di Liberto stesso, che capitalizza una grandissima azione di Maiorca sugli scudi. Oggi questo terzetto Maiorca, Liberto, Spinelli, autore anche dei gol che hanno trascinato, hanno sobbarcato veramente tutto il gioco offensivo degli uomini in maglia gialla. Guastella si è distinto per qualche parata nel finale, ha evitato lo scarto, ha evitato che il passivo diventasse più pesante. Poi verso la fine i New Team hanno provato ad accorciare, non ci sono riusciti, il 5-1 è un risultato che ci può stare per la New Team, che mostra la solita fragilità difensiva, anche se la difesa è stata rimpinguata da un buon acquisto, quello di Infurna, che garantisce una buona presenza fisica, ma comunque non è riuscito da solo naturalmente a limitare tutte le falle difensive di questa squadra, che nel prossimo turno è chiamata al match della disperazione, alla prova decisiva contro i Special 5, in un match che ha il sapore praticamente della zona della retrocessione. Mentre i Franziskaner sono rilanciati dalla seconda vittoria in questo campionato, bisognerà vedere in che zona della classifica. Forse è in zona playoff questa vittoria. Probabilmente, se non in zona playoff, a ridosso. Bisogna vedere dove vorranno stare i Franziskaner nella quinta giornata. Quando lo scoglio saranno i Lions, che non perdono più e hanno pareggiato oggi 1-1 con i Porto Palo. Allora, staremo a vedere nel prossimo turno. Grazie Peppe, alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci.